Allora, ritorniamo, passiamo al discorso degli anziani, qui dopo vorrei tornare anche sull'alimentazione se abbiamo il tempo a disposizione. Leggiamo il messaggio, mentre voi parlate di pensionati che vivono con 600 euro mese, mangiano patate dal 20 del mese in avanti, in Parlamento si gioca con gli equilibri di potere con stipendi netti di oltre 10.000 euro al mese, ai noi. L'annoso problema. Sì, infatti giustamente ha sottolineato un piccolo particolare che molti pensionati che vivono con una pensione minima alla fine del mese arrivano veramente a mangiare niente, si aveva detto patate ma ci siamo quasi come livelli, e certo, questo lo possono anche la grande distribuzione ha dei dati a rilievo che c'è un crollo proprio negli acquisti, sì, eccetera. Sì, perché come abbiamo detto anche prima, è stato detto anche prima, se la maggior parte delle pensioni stanno sotto i 1.000 euro, c'è poco da fare, assolutamente. C'è da stare poco allegri, insomma. Ecco, Rosanna, questo elemento dell'alimentazione, come diceva anche Daniele Tronca, è strettamente legato poi all'aspettativa di vita. Certo. Hai un tenore di vita con una pensione dignitosa, puoi permetterti una certa qualità anche nell'alimentazione, una salute, un'attenzione, una prevenzione, eccetera, quindi puoi vivere meglio e più a lungo. Certo. Che cosa è emerso sulla ricerca dell'invecchiamento? Ci sono tanti o pochi anziani? Domanda di più. Questo, ecco, non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, perché insomma questi sono i trend che ormai da anni stiamo inseguendo, perché addirittura la realtà va anche più veloce di quelle che sono le previsioni, no? E noi come SPI del Veneto abbiamo voluto approfondire, proprio prendere in esame gli ultimi 10 anni per vedere com'è stato questo trend, e siamo arrivati che ci siamo quasi ad avere un quarto della popolazione over 65 anni e in prospettiva sarà un terzo. E se non c'è un rimedio, delle politiche messe in campo per aumentare la natalità, perché il problema sta tutto là, perché non è che vogliamo ammazzare i vecchi, vero? Perché sono troppi, anzi è molto positivo il fatto che si viva più a lungo, l'importante è vivere più a lungo nel miglior modo possibile, quindi in maniera sana, con poche malattie, no? E d'altra parte possiamo anche dire che la scienza supporta, fa progressi, a volte magari anche troppo, nel senso che in certe situazioni si scade anche sull'accanimento terapeutico, ne abbiamo già parlato, no? Di questo, però comunque il fatto che si viva più a lungo è un dato di per se stesso positivo. Importante. Allora, io direi due dati, perché sono quelli anche che fanno capire la portata della vostra ricerca, che non è stata così fatta su un sentiment ma su numeri ben precisi. Certo. Perché quasi un quarto dei residenti nella regione Veneto ha più di 65 anni sì. E il 6,5% della popolazione, quindi il 6,5% è ultra ottantenne. Sì. Quindi voi avete riscontrato che negli ultimi 10 anni il numero degli anziani è cresciuto del 20%, cioè sono numeri importantissimi. Sono numeri molto importanti, per questo che dicevo che si sta addirittura velocizzando, no? questo invecchiamento, che va appunto comunque di pari passo anche con il progresso scientifico, per cui si vive senz'altro più a lungo. Il problema è per la popolazione ultra ottantenne. Bisogna cercare di farli vivere in salute, come dicevo, mentre la stragrande maggioranza hanno patologie, pluripatologie. Di numeri 321.856, 321.000, poi 322.000 ultraottantenni, c'è un esercito praticamente. E poi ci sono i centenari, anche qua. Io ho un ricordo molto, anche devo dire, recente. Io quando sono cominciato la mia lavoro sindacale dentro al sindacato pensionati, praticamente fra i nostri iscritti avevamo un centenario, non so, lo premavamo una volta ogni 2 o 3 anni, ed era un avvenimento, un evento, no? Quindi si andava a casa, si faceva gli auguri, no? Vabbè,
adesso non è la norma, proprio però per dare i numeri, perché io ho fatto quando ho letto la vostra ricerca ho chiesto ad alcune persone una domandina: secondo te in Veneto quanti ultracentenari ci sono? E vi assicuro che ci siamo aggirati nell'ordine 20, 30, 35, cioè proprio chi ha voluto sparare. Sono 1569 ultracentenari. Appunto. Cioè sono un numero rilevantissimo, veramente. La maggior parte poi sono donne. 65% dei quali sono donne. Perché comunque c'è anche questo gap, no? Questa differenza. Vivono più a lungo comunque le donne. E vabbè, siamo sesso forte, non lo so, comunque questa è la realtà. Come però d'altra parte le donne sono anche quelle che hanno le pensioni più basse, no? E che abbassano la media, diciamo, no? della pensione. Infatti se guardiamo gli assegni pensionistici, i maschi hanno mediamente una pensione superiore ai 1000 euro, mentre le donne sono molto al di sotto dei 1000 euro. Hanno la reversibilità o no? Sì, ma il problema è che soprattutto le settantenni, ottantenni, per la maggior parte non hanno lavorato nella loro vita, hanno fatto il loro lavoro di cura, quindi hanno solo la pensione di reversibilità, e la pensione di reversibilità non è il 100% di quello che prendeva il coniuge, per cui è una percentuale, una parte. E quindi questo abbassa. Comunque, insomma, la cosa rilevante è che, dando questi numeri, si capisce che la popolazione in Veneto, voi avete fatto una proiezione, avete valutato che nel 2060 il numero di anziani aumenterà del 50%. E con questi numeri qui avremo quindi persone che adesso non riescono a mantenersi un lavoro, lo mantengono all'intermittenza, che diventeranno persone anziane con una pensione oscena, diciamolo così, proprio oscena, sì. Queste sono le proiezioni. Quindi un'Italia che invecchia a questi ritmi, forse inaspettati, senza un turnover, senza delle politiche portate in avanti, che guardino oltre il giorno dopo e oltre l'interesse personalistico di chi le fa, perché bisogna dirla tutta in questi termini, ci spaventano. C'è un paese del terzo mondo, siamo messi a questo punto qua, inutile fare grandi buonismi. È questo il problema. C'è un piccolo aspetto che riguarda l'affacciarsi nella platea anche degli stranieri. Poi tra l'altro, perché qui abbiamo 13.000 persone, per esempio, che in base a questa indagine nel nostro paese sono quasi 14.000, 13.990 di persone anziane di origine straniera. Questo inserimento, tra l'altro, se guardiamo anche la dinamica demografica, se abbiamo un trend, diciamo, negativo, però dentro questa negatività qua dobbiamo dire che c'è anche una parte di positività che è data dal contributo che danno le persone straniere al sistema, sia previdenziale ma anche, che so, scolastico, eccetera. Cioè c'è questo tema che certo si affaccia sempre di più in regioni come la nostra, cioè del contributo positivo che danno queste persone, che quindi non c'è solo negatività. Questa è un'indagine, guardate, che coinvolge molto, molti aspetti della vita, che ci obbliga a ripensare anche alla gestione pubblica di questo tema. Esatto, leggo un attimo un messaggio. Invece di fare decreti salva banche, dovrebbero fare decreti salva pensioni. Gli anziani, a loro malgrado, sono l'unico ammortizzatore sociale, fonte di prestiti per famiglie e giovani che rimane in Italia. Certo. Ed è quello che diceva, sì, appunto. Ecco perché. Ma per riallacciarmi al fatto che adesso aumentano anche il numero di pensionati stranieri, questo è. E dobbiamo anche guardarlo da un punto di vista sociologico, che si crea la rete familiare anche per questi lavoratori stranieri che ormai risiedono qua da tanti anni. Certo. Perché a loro volta faranno da ammortizzatori, questi pensionati faranno da ammortizzatori sociali per i loro figli, che al pari dei nostri perdono comunque il lavoro. E quindi ricreare la rete a livello di tutte le famiglie è importante, è stata la nostra salvezza rispetto alla crisi nel nostro paese.
Certo. È molto forte, no? Gli anziani che aiutano i giovani, ma anche la rete e anche il volontariato che aiuta le persone in difficoltà e che aiuta le istituzioni, non so, che per cui bisogna vederlo davvero da tutti i punti di vista, no? Il fenomeno, e non soltanto da un occhio piccolo, no? Che sì. Vede soltanto agli stranieri ci portano via il lavoro o vengono a inquinare la nostra identità. Certo, riprendiamo questo tema, andiamo in pubblicità rapidissimi e poi vediamo anche altre questioni, perché poi tutto questo porta a far valutazioni nell'ambito sociosanitario, salute e assistenza per coloro che, anche se in percentuale, insomma, in percentuali anche rilevanti, comunque non è più autosufficiente oppure in proiezione futura poi non lo diventa più, vista le aspettative di vita. Tra poco.